Jack dei fagioli, da una fiaba inglese. Un ragazzo, Jack, che viveva con la madre vedova, andò al mercato a vendere la mucca. Incontrò uno strano vecchio che gli disse: «Guarda questi fagioli, Jack! Sono magici! Saranno tuoi! In cambio mi darai la mucca!» Quando tornò a casa, Jack mostrò i fagioli magici alla sua mamma. Lei si infuriò e gli disse: «Jack, sei stato un citrullo, ti sei fatto raggirare!» e scaraventò fuori dalla finestra i fagioli. La mattina dopo, nel giardino, però era spuntata una enorme pianta di fagioli. Jack fu preso da un impulso irrefrenabile, vi si arrampicò, salì fino alle nuvole. Sulle nuvole c'era un castello. Di soppiatto vi entrò e si nascose. Vi abitava un gigantesco orco. Jack vide che contava tanti sacchetti pieni di monete d'oro. Se ne stette acquattato nell'ombra. Quando l'orco s'abbandonò al sonno, arraffò quanti più sacchetti poté e poi corse a perdifiato alla pianta e si lasciò scivolare giù, 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 fino a casa. Ora Jack e sua madre se la passavano molto meglio. Lei non lo rimproverava più per via della mucca, ma quella pianta di fagioli nel loro giardino era per Jack una tentazione molto, molto forte. Nel castello sopra le nuvole li vide l'orco e questa volta era alle prese con una gallina che deponeva uova d'oro. Aspettò, quieto nell'ombra, che l'orco si addormentasse e quando accadde, veloce, come un fulmine, agguantò la gallina e corse via. Jack e sua madre adesso vivevano nell'agiatezza. I loro giorni trascorrevano lieti e anche quelli dei loro vicini e dei vicini dei loro vicini. Insomma, avevano molti nuovi amici, ma Jack desiderava ancora provare a risalire sulla pianta dei fagioli. Così si ritrovò di nuovo nel castello dell'orco. Quel gigante mangiava ed ascoltava musica soave. Veniva fuori da un'arpa che stava davanti a lui. Quell'arpa produceva non solo musica melodiosa, ma anche denaro. Grossi bigliettoni si spargevano nell'aria. L'orco si addormentò di nuovo e Jack lasciò il suo nascondiglio e si avvicinò all'arpa. Jack si impossessò dell'arpa e prese a correre, ma l'arpa emise una voce: «Aiuto!» L'orco si svegliò e corse dietro a Jack: «Vieni qui tu, vieni qui!» Jack fuggiva lesto come una lepre, nonostante l'ingombro dell'arpa. Arrivato alla pianta, si tenne con una sola mano e si buttò giù, ma anche l'orco lo fece, sembrava una valanga. Appena toccò terra, Jack prese l'accetta e tagliò la pianta dei fagioli. L'orco urlante ruzzolò dentro un burrone e di lui non si seppe più niente. Qualche giorno dopo, Jack e sua madre comprarono una mucca e regalarono sia l'arpa che la gallina dalle uova d'oro. Il ragazzo da quell'avventura aveva soprattutto imparato qualcosa su di sé. 1. Che prendeva decisioni in fretta. 2.
che era paziente, determinato e aveva coraggio. 3, che per essere felice sapeva rinunciare a ciò che non gli serviva.